Sono le 9.25 di sabato 29 giugno, quando sulle note dell'inno di Mameli si è dato il via alle attività del Consiglio Comunale di Fano, rimaste ferme dallo scorso 8 aprile. L'elezione del presidente è stata affidata in un primo momento a Lucas Serfilippi della Lega, visto il suo maggior numero di voti avuti in campagna elettorale. Elezioni quelle del Consiglio non proprio semplici perché per eleggere il Presidente ci sono volute ben tre votazioni, tra i nomi scelti Carla Cecchetelli, Marta Ruggeri e Barbara Brunori. Cecchetelli, dopo aver vinto 15 a 9 nella prima votazione contro Marta Ruggeri, nella seconda ha riconfermato il risultato contro i sei voti di Barbara Brunori e i tre di Marta Ruggeri, senza ottenere la maggioranza dei due terzi. Per la terza votazione era sufficiente la maggioranza assoluta. 13 voti e così il Consiglio Comunale ha confermato il risultato della seconda votazione facendo confermare Carla Cecchetelli, nonché ex assessore uscente del bilancio e alle attività economiche e produttive, a presidente del Consiglio Comunale di Fano. È un incarico completamente diverso dall'assessorato, quindi è un incarico di presidenza del Consiglio, quindi a tutela di tutti i consiglieri e a tutela anche di tutti i cittadini, quindi un incarico che mi gratifica mio. Perché, comunque, sempre, siamo sempre a servizio dei cittadini e una responsabilità nei confronti di loro che mi hanno sostenuto e mi hanno permesso di arrivare anche a questo quest incarico. Per l'elezione dei vicepresidenti ha visto confermarsi Piero Valori di Noi Città e Lucia Tarsi di Fano Città Ideale. Mentre l'elezione della commissione elettorale da Edoardo Carboni di Noi Giovani, Marianna Magrini della Lega e Giovanni Clini del Partito Democratico. Supplenti, invece, Mirko Pagnetti di Insieme è meglio, Luigi Scopelliti della Lega e Carla Luzzi di In Comune. A prendere la parola, a fine consiglio, il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha sottolineato fin da subito l'importanza di lavorare insieme per il bene dell'intera città. Sono cinque anni che eh, operiamo, siamo già al lavoro, ma in questa occasione mi sento di augurare un buon lavoro a tutti i nuovi consiglieri proclamati, quelli riconfermati e quelli alla nuova, la prima esperienza. Sapendo che, a prescindere dal ruolo di governo o di eh, opposizione si può fare un buon lavoro nell'interesse della città. Quindi dovremmo avere la capacità, pur nelle diversità, nel confronto, nella dialettica, di pensare al bene della nostra città che lo merita, che ha un grande potenziale e che questi cinque anni siano forieri di buoni risultati per continuare la crescita della nostra bella fano.